Ciao a tutti da Streamhard.com. Quest'oggi vi proponiamo l'unboxing della nuova Sapphire R7 250 Ultimate, scheda ideata per l'HTPC, ma che può essere usata anche per un gaming occasionale, in quanto i videogiochi dell'ultima generazione girano senza problemi a dettaglio basso in Full HD. Questa scheda deriva dalla HD 7750 e ha a disposizione 512 stream processor e 1 GB di memoria GDDR5. Ci sono anche altre varianti di R7 250 che montano DDR3 e hanno a disposizione solamente 384 stream processors. Quindi, quando andremo ad acquistare una R7 250, dobbiamo prestare attenzione al tipo di memoria montata sulla scheda, in quanto varia anche il numero di stream processors disponibili. Allora, come possiamo vedere dalla scatola, nella parte frontale abbiamo l'immagine di un cyborg con al di sotto le varie caratteristiche tecniche della scheda e un piccolo bollino che ci segnala la presenza in bundle di un cavo HDMI da 1,8 metri. In alto a destra troviamo il nome della scheda e in basso a destra il bollino che ci indica la compatibilità di questa scheda con il multimonitor AMD. Nella parte posteriore troviamo una piccola introduzione alla scheda, la parte di Sapphire, e a destra troviamo alcune didascalie che ci spiegano le caratteristiche tecniche della scheda stessa. Andiamo ad aprire la confezione. Al di sotto dell'involucro esterno troviamo un cartone riciclato, come è indicato da questo piccolo segno, e al di sotto troviamo la scheda all'interno di una busta antielettricità statica e sotto la scheda troviamo questa piccola scatolina che contiene il cavo HDMI da 1,8 metri, un adattatore DVI-VGA e al di sotto della scheda troviamo un piccolo manuale per l'installazione della scheda, un foglio per registrare la nostra scheda Sapphire sul sito dell'azienda e CD driver e software. Adesso vi mostriamo la scheda. Eccola qui, mettiamo un attimo a fuoco. Come possiamo vedere, il dissipatore montato su questa scheda è composto da un radiatore in lamelle d'alluminio, accompagnato da 4 heat pipes in rame nichelate, due poste nella parte inferiore e due poste nella parte superiore. Questo dissipatore è fanless, quindi è privo di ventole, quindi è ideale per HTPC, in quanto la rumorosità emessa è nulla. Il radiatore è protetto nella parte centrale da questa piccola placchetta in colorazione nera con il logo Sapphire argentato centralmente, posizionato centralmente, che va a abbellire nel complesso la scheda. Ha anche una funzione di protezione del dissipatore in alluminio sottostante, oltre che la funzione estetica. E i radiatori in lamelle d'alluminio, come possiamo vedere, oltre ad essere presente nella parte frontale della scheda, è presente anche nella parte superiore. Qui inoltre troviamo un'altra volta il logo Sapphire per esteso in colore argentato, ma è presente anche nella parte posteriore della scheda. Come possiamo vedere, il PCB della scheda è in colorazione blu e non presenta nessun connettore di alimentazione
supplementare, in quanto il TDP della scheda è di circa 65 watt e l'energia necessaria al funzionamento della scheda stessa è presa direttamente dallo slot PCI Express, in quanto può erogare il massimo di 75 watt. Come possiamo vedere sulle quattro viti posteriori, non è posizionato nessun bollino di garanzia. Quindi, se vogliamo cambiare il dissipatore o semplicemente la pasta termica alla nostra scheda, non perdiamo la garanzia sulla stessa. Come uscite video. Abbiamo a disposizione una DVI, un HDMI, una DisplayPort. Allora, per questa video preview di questa scheda e per il video unboxing è tutto. Per la recensione completa vi rimandiamo al nostro portale e linkeremo anche la recensione nella descrizione di questo video. Quindi, per questo video unboxing è tutto e dallo staff di Stream Hardware un saluto. Ciao!